Salvati Lucia, Lucia Salvati. Oggi qui fuori municipio incatenata, come mai? Incatenata come mai? Sono 8 anni che per le coperture delle istituzioni, soprattutto vigili e ufficio tecnico. Sono 8 anni che passo la mia vita in condotta. Adesso sono anche imputata, l'altro giorno è stato rinviato un giudizio, imputata insieme ai miei due figli, che sono 2 perle, sono imputata perché come il mio vicino che ha fatto degli abusi coperti dalle istituzioni, ai miei danni, fatto questi abusi, e in questa situazione, perché ci sono state continue denunce, querele, ho passato la mia vita, io sono un dirigente scolastico in pensione, ho lavorato a scuola 42 anni, 21 come insegnante e 21 come dirigente. Credo di aver fatto bene il mio lavoro perché secondo scienza e coscienza veramente chi mi conosce lo sa. Adesso mi ritrovo a passare la mia pensione, invece di fare cose un pochino più interessanti, passo la mia pensione e i miei figli, gli anni migliori della loro vita, in tribunale. Perché i vigili non solo hanno coperto, ma hanno cercato di intimidirmi denunciando me per abuso. Una cosa lunga 8 anni, adesso non ce la faccio più, quando mi sono vista imputata e il mio vicino ha citato spada al manto come testimone, addirittura si cita questo, che hanno dovuto far nascondere spada al manto nella loro macchina, temendo, conoscendo il soggetto pericoloso che era mio figlio. Questo figlio non è presente qui perché in questo momento è all'estero, però sono ragazzi per bene, come per bene la loro famiglia. Quindi è il colmo dei colmi, mi vedo imputata insieme ai miei 2 figli, con bugie, intimidazioni, testimone, mi vedo al manto spada. Cosa chiedi al sindaco Ignazio Marino? Di fare luce, di fare chiarezza, di ristabilire la verità anche per le piccole cose. Non ci si può interessare solo dei grandi personaggi, noi siamo persone che abbiamo fatto il nostro dovere, 42 anni ho lavorato, tutti lavorati, non ho riscattato niente perché a 21 anni ero già di nuovo nella scuola e quindi anche l'università, gli miei studi li ho fatti lavorando a casa e andando a fare gli esami. Questo per dire proprio come è stata difficile e impegnata la mia vita. Adesso in pensione pensavo di fare altro, pensavo di fare volontariato, pensavo di dare un apporto alla scuola dall'esterno e invece passo la mia vita in tribunale, sempre condannata, spesso condannata civilmente, condannata a pagare i signori che hanno fatto gli abusi. Ora questo io non so come vanno le cose, non sono né giudice né avvocato, però so questo, che non ce la faccio più, sia dal punto di vista fisico, perché sono distrutta, sono allo stremo delle forze economiche e anche fisiche. Cioè, resisto psicologicamente ma non so quanto posso farlo, però voglio la verità su queste brutte faccende, perché probabilmente ce ne saranno tante, probabilmente è un sistema che va scardinato, però lì per lì io ho pensato a una cosa di corruzione. Adesso che mi vedo a spada al manto, vedo che la cosa è ancora più profonda, è ancora più triste, è ancora più drammatica. Cioè, se ci sono legami con la malavita organizzata, allora mi preoccupo di più, anche per la nostra incolumità. Noi chiediamo, cosa chiedo a tutte le istituzioni. No, vabbè, volevo parlare perché non ne posso più. Immagino.